Salve ragazziani, rieccoci con un nuovo video e finalmente riesco a presentarvi la nuova GM che ho realizzato in breve tempo per l'attesa del server roleplay. Niente, cercherò di essere più breve possibile per spiegarvi un po' diciamo le meccaniche di gioco, le funzioni principali e gli aggiornamenti che verranno effettuati. Se sarà necessario, se verranno richiesti. Comunque, allora, per prima cosa andiamo a spiegare i punti che esistono in questa GM. I punti importanti sono i blocchi, che sarebbero i blocchi per realizzare delle strutture. Dopo vi farò vedere anche come si crea. Poi ci sono i points che sono dei punti per acquistare armi, per acquistare altri blocchi, per acquistare funzioni, potenziamenti, eccetera, eccetera. E poi ci sono i punti ATK che bisogna ancora pensare bene come strutturarli, ma servono per distruggere gli altri territori. Perché in questa GM si possono anche piazzare territori. Per costruire delle strutture senza che vengano distrutte, diciamo. Poi spiegherò meglio. Allora, la GM presenta una fase edit, che sarebbe una fase per quando siamo in fase edit possiamo costruire blocchi. Mentre se usciamo dalla fase edit, che ci dice qui se è attiva o meno, se usciamo dalla fase edit possiamo tranquillamente sparare, fare roleplay, fare quello che vogliamo, oppure testare le nostre mappe, nel senso che se facciamo una mappa di parkour possiamo saltarci tranquillamente senza creare oggetti indesiderati. Poi c'è la funzione blocco selezionato, che sarebbe il blocco da selezionare nel menu, che adesso vi faccio vedere, in questo menu qua. E noi da esempio prendiamo legno 6, per esempio. Una volta selezionato il legno 6, ci scrive qua quale blocco verrà creato quando premiamo il tasto destro del mouse. Poi ci sono le azioni. Le azioni cercherò di spiegarvele molto velocemente. Allora, ci sono tre tipi di azioni. La prima azione è add, con questo trattino qui in orizzontale. Poi, premendo il tasto Y, viene selezionato il del, che sarebbe distruggi i blocchi. E poi c'è add con la riga in verticale. Non so se si vede nel video, è molto piccolo come segnetto, però dal server si nota tranquillamente in quale posizione stiamo creando il blocco. Allora, adesso vi faccio vedere. Premo il tasto destro del mouse e crea il blocco sotto di noi, come potete vedere, mentre l'add con la linea orizzontale lo crea davanti a noi, in questo modo. Io adesso creo una struttura per farvi vedere più o meno come cosa si può fare in questa GM. Ovviamente io cercherò di fare dei miglioramenti. Punterò molto anche sulle vostre idee e ovviamente continuerò anche la GM Roleplay perché è quella principalmente che voglio completare. Però magari in settimana, se non avete niente da fare, potete venire nel server e fare due passi, divertirvi a costruire le strutture, spararvi, fare delle basi per poi create tutto un mondo vostro, fate quello che cacchio volete, basta che vi divertite. Un'altra cosa, visto che il server.it diciamo non ce lo restituisce, e volevo chiedere a qualcuno, a qualche utente legasiano, se magari poteva prestarci un server. Io gli passavo la GM e veniva magari pubblicato l'IP sul nostro sito ufficiale, dando magari pure a lui qualche sponsor, qualcosa. Niente, poi magari ne parliamo meglio sul forum o sulla pagina Facebook ufficiale. Io adesso costruisco la struttura, vi lascio per un po' soli e niente, ci sentiamo tra un po' per i saluti. A dopo.
Ah, volevo spiegarvi un'altra cosa. Con il tasto N, se piazziamo un blocco e sbagliamo, per esempio, che non ci è piaciuto come è venuto, possiamo premere N e l'ultimo blocco viene eliminato, piazzandone così uno nel modo in cui vogliamo. Un'altra funzione che volevo spiegarvi è la funzione fly, che sarebbe che vi dà un jetpack e così magari in qualche punto un po' più difficile da piazzare, potete utilizzarlo, vedete, e sistemarlo come volete. Un'altra cosa che volevo spiegarvi è che premendo il tasto C vi apre il menu dove potete scegliere, diciamo, i vostri blocchi, tra cui vedete erba, suolo, roccia, roba del genere. Verranno aggiunte anche altre texture. Ci sarà l'introduzione anche dell'house editor del server roleplay, cioè vedete tutti gli oggetti che potete inserire. Come sedie, tavole, roba del genere e modificarli a vostro piacimento. Per adesso non è ancora disponibile, però se è necessario, se ci saranno un po' di player, posso inserirlo tranquillamente. Per adesso, senza l'house editor, purtroppo gli oggetti decorazioni non possono essere piazzati come si vuole. C'è ancora un piccolo bug che vanno sottoterra, probabilmente. Vabbè, con questo è tutto. Ci sentiamo il prossimo video. E fatemi sapere sulla pagina ufficiale di Facebook se vi è piaciuto. Fate commenti e datemi consigli se vi va. E fatemi sapere chi ha il server, che può magari prestarcelo e così possiamo iniziare a divertirci con questa GM e provare come nell'attesa del roleplay. Non mi sono dimenticato. Ciao Sorma, un saluto speciale per te.